Così venne il 24 novembre 2022 e Ciccio Brutto si accorse che stava lavorando troppo. Così decise di togliersi uno sfizio aprendo Amazon e comprando una praticissima, bellissima macchina fotografica. Quel rompipalle del mio capo mi ha fatto lavorare tanto, ma adesso è arrivato il momento di andare a fare qualche foto fuori all'aperto. Che fate? Venite a vedere come funziona? Dai, andiamo! Bello di casa, quello che sicuramente posso dirti riguardo a questa macchina fotografica compatta è che è una cinesata. Beh, l'avrai notato anche da come viene tipo assemblata, perché è tutta una plasticaccia un po' economica al tatto, però devo dire che veramente per quello che costa, una sessantina d'euro, offre delle foto niente male, considerando che ha un sensore digitale da 36 megapixel, poi ha un flash LED integrato e tutte queste funzioni di ottimizzazione digitale, perché non ha intanto autofocus. Quindi se farai delle foto in lontananza, a dei paesaggi, tramonto, a delle persone, ok, tutto verrà equilibrato molto bene, perché poi ha anche il riconoscimento del sorriso, ha il riconoscimento dei volti, insomma, intelligentemente ci sta tutta. Poi anche la micro SD da 32 GB in omaggio, che secondo me durerà da Natale a Santo Stefano, cioè giudicata come è fatta. Però per un fotografo principiante, ad esempio, pure se c'hai un bambino, oppure un regalo a una persona che di fotografia non ci capisce nulla, ma sta le prime armi, questo prodotto veramente a bassissimo costo ti darà delle grandi soddisfazioni. Io intanto la stavo un po' provando a fare qualche piccolo scatto e anche qualche video, e anche i video sono riusciti molto bene secondo me. Poi ti lascio a fine di questo video dei sample che ho scattato e registrato io a 1080p e a 36 megapixel.